Allora, piccolo aggiornamento dai boschi. Ho fatto un giro in abetaia, quota 1500-1600, ma era ancora presto. Ho trovato due pezzi, uno piccolino bianco che stava uscendo e un bel tombolotto da sott'olio, ma ci vuole ancora un po' di tempo. C'era qualche galletto, qualche colombina. E ora ho fatto una bella grandinata l'altro ieri. Però per vederne i benefici, secondo me bisogna aspettare ancora almeno una decina di giorni, a quelle quote perlomeno, anche perché dovrà venire un po' di caldo che lassù noi non abbiamo ancora avuto, se non pochi giorni. Temperature basse, 13 gradi, 10, addirittura negli ultimi giorni anche 8, quindi sicuramente ha rallentato un po' tutto la temperatura più che l'umidità, perché l'umidità c'era già anche prima di quest'ultima grandinata. Ora quindi ho optato per farmi l'ennesimo giro nei faggi sui 1200 metri circa, dei 1200-1400 massimo, dove ha fatto qualche pioggia, non forte, ma qualche pioggia ha fatto. Il terreno comunque era umido anche l'ultima volta che sono venuto, due settimane fa. Peccato, perché stamattina era cominciata bene. Appunto, sulla prima riva che ho fatto ho trovato diversi porcini, speravo che continuasse anche nelle rive successive, ma così non è stato. Comunque va bene, almeno stamattina una trentina di funghi belli c'erano. E niente, quindi ora ve li faccio vedere.
macchia di mosche.